Quando ero bambino, negli anni Ottanta, c'era una serie TV, anzi un telefilm, come si diceva all'epoca, che mi piaceva molto. Lo facevano verso le 6 di sera e io non vedevo l'ora di finire i compiti per vederne una nuova puntata. Anche se magari erano repliche delle repliche e le avevo già viste tutte, me ne bevevo ogni minuto come se fosse un nettare buonissimo e mai assaggiato prima. Quella serie, anzi quel telefilm, si chiamava Supercar e raccontava le avventure di una specie di investigatore privato di nome Michael Knight. Un tipo belloccio, ma non particolarmente sveglio, che però riusciva a risolvere tutti i casi che gli venivano assegnati. E la ragione per cui ci riusciva era che lui, a differenza di tutti gli altri, aveva una cosa che nessun altro aveva. Lui aveva un'automobile. Bella forza, direte voi. Ma la sua non era un'automobile normale. La sua parlava, capiva, rispondeva, faceva cose. Si chiamava Kit. E non solo era intelligente, ma era anche simpatica. Faceva discorsi e risolveva guai che il suo proprietario, umano, non avrebbe saputo risolvere nemmeno in 1000 anni. Insomma, era una macchina intelligente. Le cose che faceva Kit erano a volte semplici, come aprire le portiere o oscurare i vetri. Altre invece erano molto complesse, come per esempio guidarsi da solo. A quell'epoca avevo 8 anni e sognavo un giorno anche io di avere una macchina che faceva le cose e che rispondeva a tono alle mie domande. Poi a un certo punto, di avere 8 anni, ho smesso. Eppure di guardare Supercar, ovviamente, ho smesso. E lo stesso vale per il sognare una macchina che facesse le cose al posto mio. Insomma, non ci ho pensato più. Mai più, fino al giorno in cui, una manciata di anni fa, quando ormai ero un uomo fatto e finito, mi sono accorto che stavo parlando da solo. O meglio, che stavo chiedendo a una macchina di fare delle cose per me. Io sono Francesco Nicodemo e questo è La Prima Volta, un podcast prodotto da Cora Media e Fondazione Italia Digitale. Ero in automobile, da solo, e con voce stentorea ho detto: «Ok, Google, chiama casa». Lo avevo fatto, senza nemmeno farci caso, con la stessa naturalezza con la quale cambiavo di marcia o premevo il pedale della frizione. Eppure, in quel momento, mentre l'assistente vocale del mio telefono, solerte e obbediente, componeva il numero di casa mia, ebbi un'illuminazione. Ero diventato Michael Knight. L'investigatore belloccio con la macchina che faceva cose. Stavo parlando anch'io con una macchina che seguiva i miei ordini e rispondeva alle mie domande. Se me l'avessero detto a 8 anni, non ci avrei creduto. Eppure, oggi che di anni ne ho 45, avere a che fare in macchina o in casa con un dispositivo che ascolta la mia voce e mi risponde e fa quello che chiedo, mi sembra il minimo. Non solo normale, ma scontato. E in fondo, nemmeno questa gran cosa, anzi. Mi ci sono abituato così tanto che se il malcapitato assistente vocale non mi risponde immediatamente, mi spazientisco, alzo la voce, mi scoccio. Eppure, quando per la prima volta il mondo ha conosciuto il primo assistente vocale commerciale, Siri, realizzato da Apple, sembrava un prodigio. Siri è stato presentato a tutti noi nel 2012, pochi mesi dopo la morte di Steve Jobs. Nel consueto auditorium gremito di curiosi e con i mega schermi alle spalle dell'oratore. L'oratore in quel caso era Scott Forstall, responsabile del software di Apple, che presentando la quinta generazione di iPhone disse con voce stentorea: «Ehi Siri, che ore sono a Parigi?» E il telefono rispose. Il pubblico si entusiasmò. Pensavamo tutti di essere entrati in una nuova fase della storia. E forse, in parte, lo eravamo. Perché è più o meno dai tempi del Golem che l'umanità cerca di dare vita alle cose che crea. E la voce, la capacità di capire, rispondere, controbattere, sono vita. Se non credete a me, chiedetelo a Michelangelo che prendeva a martellate il suo Mosè dicendogli: «Perché non parli?» O chiedetelo al dottor Frankenstein, che voleva creare la vita e invece ha fatto un casino. Quella volta a Palo Alto, però, sembrava che le cose fossero diverse. Siri non aveva l'aspetto spaventoso di Frankenstein e non sembrava minacciare nessuno, anzi, sembrava persino simpatica e gentile, utile. Uno strumento in grado di risolvere problemi e non di crearne. E
così in effetti è stato ed è, perché da quella prima presentazione di Palo Alto sono arrivati altri assistenti virtuali, come Microsoft Cortana, Amazon Alexa o Google Home, che sono entrate nelle nostre vite e se non le hanno cambiate, di certo le hanno semplificate. Il direttore dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, Giulio Salvadori, mi spiega come questi dispositivi sono partiti dall'anfiteatro di Palo Alto e sono arrivati nelle nostre case e nelle nostre abitudini. Gli assistenti vocali sono molto diffusi a livello globale e anche a livello italiano, se guardiamo solo all'Italia. Oggi parliamo di 200 milioni di assistenti vocali, di smart speaker, come vogliamo chiamarli, venduti a livello mondo, diciamo, entro fine del 2023. Considerate che nel 2018-19 eravamo arrivati a 100 milioni, quindi un numero raddoppiato sostanzialmente in 4-5 anni. Però spesso si acquista l'assistente ma poi non lo si utilizza, o comunque lo si utilizza solo saltuariamente e solo per alcune specifiche funzionalità e attività. Ad esempio, noi abbiamo fatto un'indagine su 1000 italiani insieme a Doxa e ci è stato detto che la principale funzionalità è per ascoltare la musica, quindi molto classico, diciamo, come utilizzo. Poi si effettuano chiamate, si chiedono informazioni su traffico, sul meteo, però l'utilizzo ad esempio associato con gli oggetti smart della domotica, della smart home, ad esempio, è solo pari al 15% circa di chi ha acquistato un assistente vocale, quindi stiamo parlando di numeri ancora piccoli, percentuali ancora piccole. A livello di cambiamento abitudini sicuramente c'è stato un grosso cambiamento, soprattutto per chi li utilizza spesso questi dispositivi. Per esempio, ovviamente cambiare, no, e chiedere un'informazione, prima lo facevamo su app, tablet, smartphone, ora tramite la voce. Pensiamo ad esempio al mondo degli anziani, degli utenti fragili in casa o nell'RSA, spesso si utilizzano questi assistenti vocali per un po' anche come compagnia, un po' per rilevare eventuali emergenze. Però, visto che ormai con la tecnologia e l'informatica abbiamo tutti a che fare da un bel po', sappiamo che nessuna innovazione è un inizio e nessuna è un punto di arrivo. Piuttosto sono tutte tappe di un percorso. Un percorso iniziato con l'invenzione della ruota e destinato a finire chissà dove e chissà quando, e che ovviamente riguarda anche gli assistenti vocali, la cui storia è ancora solo all'inizio. Ancora Salvadori. Diciamo che il grande salto probabilmente ancora deve esserci, proprio a livello tecnologico. Oggi l'assistente vocale risponde a delle nostre domande e non sempre in maniera perfetta. Sarà lanciato a breve, da quello che so, negli Stati Uniti, un assistente vocale più evoluto con all'interno la cosiddetta intelligenza artificiale generativa. L'esempio, no, di ChatGPT è lampante. Ecco, quindi un assistente vocale che saprà dialogare con noi in maniera più costruttiva e continuativa, non solo per rispondere in maniera capillare ad alcune domande. Un massiccio uso di intelligenza artificiale generativa potrebbe aumentare il servizio, il comfort comunque che viene offerto, comunque anche la variabile gioco, la variabile dialogo, ecco, con questi assistenti. L'altro trend che vediamo è non avere più solo l'assistente vocale all'interno del dispositivo che si acquista, no? I vari dispositivi che oggi sul mercato proprio che nascono come assistenti vocali, ma avere l'assistente vocale all'interno di altri oggetti della casa. Ad esempio, oggi ci sono sempre più sul mercato termostati che hanno l'assistente vocale incorporato, placche, lampadine, che hanno elettrodomestici che hanno l'assistente vocale incorporato. Anche Siri, come tutte le cose, non è sbucata dal nulla, ma è stato il risultato di decenni di studi. Studi iniziati, per la prima volta, negli anni 10 del secolo scorso, per brevettare il cane giocattolo Radio Rex. Un cane di legno che, se chiamato, seguiva la persona che stava pronunciando il suo nome. Si trattava di un dispositivo piuttosto semplice, che funzionava con una molla sensibile a una determinata frequenza acustica. Niente di che, anche se alla sua uscita Radio Rex sembrava un prodigio. Così come un prodigio sembrò 40 anni dopo, nel 1962, la macchina Shoebox, scatola da scarpe, presentata alla Fiera Mondiale di Seattle del 1962, dal suo inventore, l'ingegnere della IBM E.A. Quaid. La macchina di Quaid, la sua scatola da scarpe, era in grado di riconoscere i comandi vocali relativi ai numeri e di trascriverli e sommarli e sottrarli.
Una specie di calcolatrice dunque, ma diversa da tutte le altre, perché con Shoebox i numeri non serviva a scriverli, bastava pronunciarli nel microfono. Il dispositivo incuriosì ricercatori e scienziati, ma lasciò piuttosto freddi quelli che dagli uffici contabili in su avrebbero dovuto usarla. Era lenta e poteva fare solo addizioni e sottrazioni, niente che una buona ragioniera non riuscisse a fare in un decimo del tempo. Un passo successivo lo fece, alcuni anni dopo, il ricercatore del MIT Joseph Weizenbaum. Weizenbaum capì che quella che l'umanità cercava non era solo uno strumento in grado di ascoltare, ma un alleato in grado di rispondere. Così riuscì a impostare un programma chiamato ELISA, scritto Eliza, in grado di replicare con semplici parole i comandi che riceveva. Era un dispositivo, di nuovo, molto semplice, persino rudimentale per gli standard cui siamo abituati oggi. Ma diede il via a un fenomeno che ancora oggi, anzi soprattutto oggi, è studiato da sociologi e psicologi, il cosiddetto effetto ELISA. L'effetto ELISA è la nostra tendenza a umanizzare i dispositivi che hanno caratteristiche umane, sia nell'aspetto che nelle funzioni. Un robot con gli occhioni, una voce che risponde. La prima persona a essere vittima dell'effetto ELISA, a quanto risulta, fu la segretaria di Weizenbaum, che chiese al professore di uscire dalla stanza così che potesse parlare da sola con ELISA. Un po' vittime dell'effetto ELISA siamo anche noi quando ci spazientiamo con Alexa o chiediamo scusa a Siri. Ma anche ELISA, che pur essendo molto convincente, sapeva emettere solo il suono di poche semplici parole, non poteva bastare. Non poteva essere sufficiente alla nostra ricerca di un alleato. Per quello servivano ricerche poderose, maggiori della curiosità di questo o quello scienziato. Per quello serviva un pezzo che ancora ci mancava e che dagli anni 70 in poi prese a chiamarsi linguaggio naturale. Il linguaggio naturale è il modo in cui ognuno di noi parla, inflessioni dialettali e imprecazioni comprese. I ricercatori della Carnegie Mellon University della Pennsylvania, ampiamente foraggiati dal Ministero della Difesa americano, capirono che per avere alleati e non solo strumenti a comando vocale, bisognava trovare il modo perché i nuovi computer, i nuovi programmi comprendessero il linguaggio naturale e lo usassero a loro volta. Ci sono voluti anni e mille false partenze, ma i risultati sono arrivati. Prima con un sistema chiamato HERPI, parola inglese che sta per arpia, che arrivava a riconoscere fino a 1000 parole del linguaggio naturale umano, riuscendo a rispondere. Poi, con altri dispositivi sempre più sofisticati e vicini a quel che cercavamo, e che dagli anni 80 presero a circolare nelle nicchie dell'informatica. Sistemi di dettatura veloce, di esecuzione rapida dei comandi del telefono, di riconoscimento vocale. Tentativi, esperimenti, prove, che hanno condotto a sistemi di vocal assistance che conosciamo e usiamo oggi. E che, a dirla tutta, ci paiono già un po' superati. Da mesi, se non da anni, infatti, si parla di intelligenza artificiale, ossia delle macchine più poderose mai concepite. C'è chi dice che cambieranno l'aspetto della vita sulla Terra. C'è chi dice che, poiché sono in grado di fare le stesse operazioni degli esseri umani in un tempo molto più rapido, potrebbero portare in breve tempo a scoperte prodigiose. C'è chi dice invece che potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza stessa dell'umanità e che potrebbero distruggerci come le macchine di Terminator. Perché mai, sino ad ora, il genere umano si era trovato ad avere a che fare con qualcuno o con qualcosa di più intelligente di noi. Così oggi, mentre chiedo ad Alexa di mettere un timer di 10 minuti mentre cuocio la pasta e non ci faccio nemmeno caso, mi chiedo se davvero tutta questa rivoluzione succederà davvero. Mi chiedo se davvero Alexa e Siri hanno cambiato la mia vita o mi hanno solo risolto qualche scocciatura. Mi chiedo se davvero nei prossimi anni l'AI, l'intelligenza artificiale, cambierà il mondo in meglio o in peggio. Mi chiedo se davvero, a furia di sognare di trovarmi dentro supercar, non finirò per trovarmi nel film Terminator o in Air, minacciato o sedotto da una macchina. Mi chiedo se davvero le macchine che già oggi si sono trasformate da strumenti in alleati possano trasformarsi in nemici. Alla fine,
dopo il mio rimuginare, vengo risvegliato dal timer di Alexa, che mi dice che posso smettere di arrovellarmi su quello che non so e passare a un'attività più concreta, come colare la pasta. Così, di fronte a un concretissimo piatto di pasta, scaccio le mie ipotesi più nere e mi rispondo che non si è mai vista una rivoluzione che non abbia portato l'umanità un passo avanti. Non si è mai visto un progresso che fosse regresso. Sì, magari non va tutto come previsto. Magari ci sono degli intoppi, dei problemi, anche degli errori lungo il percorso. Perché il futuro non è mai una linea dritta che ci porta da un punto A a un punto B. Anzi, al contrario, è una specie di scarabocchio incasinato tutto da dipanare e inventare. Scelgo, dunque, di non avere paura. Perché Michael Knight, il mio eroe di quando ero bambino, paura non ne aveva mai. E perché sapeva che se si fosse cacciato nei guai, sarebbe arrivato Kit, la sua macchina, a salvarlo. La prima volta è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e Fondazione Italia Digitale. È scritto da Luciana Grosso. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. L'editing audio è di Lucrezia Marcelli. Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza.